Buongiorno a tutti ragazzi, qui Munio sullo staff di www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook, al nostro sito in descrizione e siamo tornati qua con FIFA World Cup Brasil 2014. Perché? Perché avevamo iniziato la serie sui mondiali, sognando i mondiali e sognando la coppa, e l'abbiamo interrotta quando è iniziato il mondiale. Volevo riniziarla quando c'erano gli ottavi, perché per la fase a gironi, eccetera, ero un po' impegnato e comunque volevo godermi l'Italia. E ho detto, beh, probabilmente uscirà, non ci credevo molto, infatti alla fine è uscito, ho detto, la inizierò agli ottavi. Gli ottavi non ce l'ho fatta a continuarla. E ho detto, bene, la voglio riprendere adesso. Però chiedo a voi, volete che la riprenda e che la termini, oppure la lascio lì a marcire senza problemi? Perché se la riprendo per due persone non ne vale la pena, perché è comunque un costo, costa tempo. Io adesso devo finire di studiare, poi va bene, dopo avrò delle piccole vacanze. Però comunque è un impegno da portare avanti. Quindi se volete io dai prossimi giorni la riprendo e vado avanti, se no faccio anche a meno. Ma intanto oggi vi voglio portare questo video, perché come c'era la storia delle qualificazioni, c'è anche la storia della fase finale dei mondiali. Quindi ogni giorno erano state aggiunte delle sfide, ad esempio questa, sai il Brasile che sta perdendo 1-0 e devi rimontare, devi finire 3-1. Poi dopo c'è quella con l'Inghilterra contro l'Italia e tu sei l'Inghilterra, devi vincere contro l'Italia, c'è questa dove tu sei l'Italia e devi vincere. E poi alla fine c'è quella della finale dell'altro giorno dove tu sei Messi, sei solamente Messi e devi far vedere che sei in grado di entrare nell'Olimpo, proprio nel vero e proprio Olimpo del calcio. Infatti si parte dallo 0-0. E tu usi solamente Messi e dovresti fare 3 gol. Ci sono anche vari obiettivi, come per tutte queste cose. Quindi io volevo chiedervi anche questo. E in questo caso apriremo, dato che abbiamo intenzione anche di aprire un secondo canale, forse anche per portarvi altri giochi, proprio in tranquillità, in totale scioltezza, quando abbiamo voglia di giocare a GTA, mettiamo GTA per dirvi. Volevo chiedervi. Vorreste anche una serie con, dopo la escogitiamo bene insieme, con queste sfide? Volete fare una cosa del genere? In ogni caso, oggi voglio portarvi almeno il mio primo tentativo di superamento di questo. Poi, se ce la facciamo al primo colpo, bene, la proveremo in modalità leggenda. Quindi, vi ho fatto una piccola introduzione. Ditemi nei commenti se volete che continuo sognando il mondiale, che poi diventerebbe sognando la coppa. Però, fatelo dopo aver guardato il video in descrizione, che è quello dell'ultima puntata. E poi mi dite sì o no. Pensateci bene, mi raccomando. Intanto, vi lascio la partita. Ed eccoci qua, allora ho cambiato la visuale perché usiamo solamente Messi, dobbiamo fare almeno 3 gol con lui, oltre che vincere la partita. E quindi ho cambiato la visuale perché con l'altra non mi trovavo bene. Grande, primo passaggio a vuoto. Se la fa mettere filtrante Messi. Messi va, Messi va, Messi prova il tiro, ma non ci prova, cioè ci prova ma non ce la fa. Ecco. Allora, gli chiami il passaggio, raso terra, uno che può farlo, invece no, te lo fa un altro perché gliela tirano al portiere e il portiere te lo fa. Contro Hummels, Messi, di sinistro, di destro, non di sinistro, ti avevo detto di fare il tiro a giro. Tira, tira, ed è gol, ed è assist di Messi, Mascherano, 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 guardate il piedino, guardate il mio piedino che assist che ha fatto, guardate il mio piedino che assist che ha fatto, anzi di testa gliel'ho fatto l'assist, e i germanesi che mandano a fanculo il maxischermo, che colpo di testa, Mascherano, Mascherano, e dai! Ancora angolo per l'Argentina. E la mette a giro! Non va. Il computer si è accorto adesso che stiamo vincendo. Bella! Dai che forse è buona! Dai che forse è buona! A tu per tu con Neuer! A tu per tu con Neuer! Lionel! Messi! 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 E la messa dentro Messi! E la messa dentro Messi! E la messa dentro Messi! Messi, Messi, Messi! Vamonos! Incattivita, vedete che adesso cerca gli spazi, anzi li trova, c'è un centrale che non vuole andare.
I tedeschi fanno un gol di merda. Ma proprio un gol di merda. Mesut Özil. Messosi in luce solo contro. Ai ai ai. Messi 6.9. Ma spiegatemi questa puttanata qua, dai! Ma dai! Ma che roba è? La Germania non era pronta. Cerca di coinvolgere. Occasionissima. Mamma, una saetta di Messi e poi Neuer mette fuori. E la mette a giro ancora, ci prova. Magari, forse, un giorno sarà fallo. Finisce qua i primi 90 minuti. Finiscono i primi 90 minuti e inizia. I giocatori di entrambe le squadre sono indubbiamente provati, ma comprendono bene l'importanza di questi tempi supplementari. Il primo tempo supplementare, si fa dare palla, ma non gliela dà. Ma sì, ma tranquilli che non c'è problema. Tranquilli che non c'è problema, ragazzi. Tranquilli che non c'è problema, cazzo. Basta premere 20.000 tasti, neanche così ce la fa. E allora adesso si decide. Allora Messi contro Neuer. Messi contro Neuer, addosso a Neuer. E Messi! E Messi la calcia in porta. E no, è autogol di Hummels. Quindi comunque mi toccherebbe fare altri due gol. Ma va bene lo stesso, ragazzi. E andiamo così. Ed è grandissimo Gonzalo. Ed è grande Gonzalo. Grande Gonzalo. Passaggio di Messi, filtrante, che fa due assist, mi pare. Vinci la partita, torna a risplendere. Vediamo se c'è anche segna 4 gol, no? E c'è anche segna 4 gol per loro. Il computer riconosce anche l'autogol di Hummels come gol segnato dall'Argentina. E la mette in mezzo, la mette in mezzo, ma c'è Neuer. E la mette a giro. Una cannonata che vola al Bernabeu. E finisce qua, è finita, l'Argentina è campione del mondo per la seconda volta. Non come nella realtà, ma l'Argentina conquista un'altra Coppa del Mondo. Guardate il Cristo, dei mega idranti grandi quanto un monte che giravano. Una bruttissima Argentina. I tedeschi che esultano lo stesso come dei malati. I fuochi d'artificio di giorno che si vedono tutti. Eccoli qua, la premiazione. Zavaleta, Sepp Blatter, bruttissimo. Brutto come nella realtà. Intanto eccolo qua, Leo Messi, il capitano, forse non un leader, ma il capitano. Tutti, eccola qua, la bellissima Coppa del Mondo, arriva in mano di Messi, Messi si ferma, olè! Campioni del mondo, ragazzi. Quindi vi invito un'altra volta a dirmi, volete che continui la serie con l'Italia alla ricerca della Coppa del Mondo? E sì o no, ditelo nel video. E soprattutto ci vediamo con i prossimi video, le player review, quelle di Andri, i nostri video soliti come player review, squad builder o comunque legati anche ad Ultimate Team. Bye bye!